Ciao a tutti, ben ritrovati, sono il maestro Fide Nicolò Napoli ed eccoci subito pronti per una partita commentata. L'idea di questi video, come negli altri nei precedenti, è quella di trasmettere qualche nozione didattica, quindi cercare, per chi osserva questi video, di alla fine di aver imparato qualcosa, cercare di trasmettere qualche informazione di apertura, di medio gioco e di finale. Stiamo giocando l'apertura siciliana. Il tempo di gioco 5 minuti più 3 secondi, quindi c'è tantissimo tempo per spiegare qualcosa. E io con il nero e 4-C5 nella siciliana, il mio avversario gioca cavallo C3, questo mi fa intuire che voglia cercare di impostare un impianto con F4. Tra proposito gioco G6, una mossa in cui cerco di fianchettare, cerco di creare qualche posizione simile all'apertura del dragone. E lui mi sorprende, gioca alfiere C4. Perché mi sorprende? Perché questa spinta F4 è senz'altro la più co comune. E il fatto che io debba continuare, devo continuare senz'altro con alfiere G7. Immagino che arriverà F4, invece no, mi sorprende ulteriormente. Mi aspettavo da parte sua una mossa come F4. F4 cercando di creare qualcosa simile all'attacco Grand Prix, uno sviluppo nel quale il bianco cerca rapidamente di prendere di mira il punto F7, questa casa vicino al nostro re, per poi attaccarlo. Quindi l'idea di fare F4 era quella di arroccare, giocare F5 e poi portare rapidamente la torre in gioco. Non fa così. E allora continuiamo il nostro sviluppo. Cavallo salta in C6, arrocco corto. È quella che mi aspetto. A questo punto, come detto in altri video, come è importante sapere, questa alfiere C4 nella siciliana quasi sempre si trasforma in un obiettivo per il nero. E allora a tal proposito gioco E6 perché alla lunga voglio giocare D5. L'obiettivo del nero è guadagnare mosse contro quell'alfiere. Ok, giocate E6, D5 non la stavo minacciando, ma lui ha anticipato il tutto ritirando il proprio alfiere di case chiare lì verso l'angolo della scacchiera. Arrocco corto, era al sicuro, non può essere sbagliata, e comunque D5 prendendo spazio. Domanda interessante: qual è il piano del bianco? Qual è il piano del nero? Il nero deve sicuramente, dato che ha una catena pedonale che punta il lato di donna della scacchiera, deve cercare di giocare per questo lato di donna della scacchiera. Il bianco da parte sua ha la catena pedonale che forma la freccia dall'altro lato e allora dovrebbe cercare di attaccare verso il mio lato di re. Alfiere G5 è noiosa perché sta minacciando in modo silenzioso. La cattura in D5, io riprendo e lui mi riprende. Il cavallo in E7, che era un ottimo difensore prima, adesso è un po' inutile, non aiuta più in difesa. Quindi sta minacciando la cattura, io spingo, risolvo il problema a monte, quindi spingo, il cavallo si sposta e come dicevo prima bisogna giocare sul lato di donna. Quale modo migliore se non quello di prendere spazio con i pedoni? Quindi io spingo B5, successivamente pianificherò la spinta in C4. Da parte sua, a lui senz'altro manca la spinta F, quella spinta che chiaramente si poteva provare a pianificare prima. Donna D2 vuole il mio forte alfiere di fianchetto, non sono d'accordo, sposto la torre, che seppur sembra una mossa brutta, perché non serve a nulla su questa colonna, mantiene il mio fortissimo alfiere di fianchetto in gioco. E attenzione, ricordate che l'alfiere di fianchetto è sempre il vostro pezzo migliore, quindi più resta all'interno della scacchiera, più facile sarà per voi. Cavallo G3, non ho chiaro quale sia la manovra di questo cavallo, forse si vuole saltare qui, forse in H5, ma in caso di presa arriva la donna, potrebbe essere questa l'idea, chi lo sa. Continuo, devo continuare e C4 è il mio punto di partenza, non è così facile da realizzare. E chiaramente la torre in E8 non aiuta l'armonia dei pezzi del nero. Vediamo un po' come poter proseguire. Penso donna C7. Donna C7 mi preparo a giocare C4. Non adesso, perché chiaramente la donna non controlla direttamente C4, però in futuro potrebbe essere l'inizio del piano corretto. Cavallo G5 molto interessante. Si prepara a giocare F4, F5. E questo è un momento critico, un momento importantissimo per la mia strategia, perché se perdo mosse, lui è già pronto nell'attaccarmi. Questa
Questo cavallo è un po' inutile, soffre, soffre lo spazio che manca, quindi sta mancando dello spazio. Vediamo un po', mi viene in mente salto qui, andiamo proprio per questa linea. Comunque il cavallo in C6 lascia la casa all'altro cavallo, probabilmente è una possibilità. E tra l'altro sostiene la spinta in C4 che silenziosamente potrebbe essere, diciamo, la mossa che mi libera un po'. F4 è quello che vuol far lui. Forse dal punto di vista tattico anche F6 è possibile, anche se ci sarà questa. Vediamo, se giocassi C4 lui mi spinge. Il cavallo si sposta e a quel punto è arrivato con la spinta F5, liberatrice, libera tutto. E poi siamo molto vicini a subire matto. Mi servono pezzi in difesa. Forse il cavallo comunque lo porta in D7. Stavo pensando, cavallo D7 per ripiegare in difesa se necessario, magari per queste vie. O forse cavallo C6. Cavallo C6 semplicemente per dare spazio ai miei pezzi. In caso di F4 il cavallo torna in D7. Per adesso F5 non dovrebbe essere possibile per l'inchiodatura del pedone F. E quindi a grandi linee sono un po' riuscito a liberare il mio sviluppo. Una mossa forte per il bianco mi sembra essere Donna F2. Donna F2, eccola qui, appena arrivata, mi sembra abbastanza forte. E dopo la quale continuerò così. Cavallo F8, portiamo un pezzo in difesa. La donna interviene mantenendo il contatto di F7, su F7. E l'altra idea è chiaramente quella di far qualcosa. Bisogna avere controgioco, quindi in caso di spinta del pedone F. Non è da escludere che debba giocare qualcosa del genere, qualcosa come alfiere 5. Non è così, la partita continua. F6 potrebbe essere una buona mossa per far retrocedere il mio avversario. Andiamo per F6, il cavallo deve andare indietro. E comunque adesso mi sono liberato, avevo bisogno di questa mossa che è liberatrice di F6. Alfiere per F8 cercando tattica, se catturo di re che succede? Deve comunque andare via. Perché se catturassi di torre mi cattura qua. Diciamo che catturo di re, il cavallo andrà in F3, fa anche rima, però la posizione adesso è abbastanza sotto controllo. Dispiace un po' per questo re che lì soffre. E se il cavallo va in F3, la critica è la cattura del pedone F. Quindi comunque sia, andiamo verso le complicazioni tattiche. Dimenticate questo consiglio. E quanto vi dirò adesso, andare verso le complicazioni tattiche con poco tempo sull'orologio è qualcosa di rischioso e quasi sempre controproducente, perché non riuscirete mai ad avere tutto sotto controllo. E tuttavia ci provo. Ok, la mia donna è sotto attacco, direi che alleggerire la posizione mi può aiutare, quindi cambio le donne. C'è una casa interessante da occupare, la casa di 4 lì al centro della scacchiera, silenziosamente. Sarà una casa di arrivo per il mio forte cavallo che da C6 salterà in D4. Altra idea, qual è il pezzo peggiore del nero? Direi che l'alfiere di fianchetto che inizia la sua partita in modo splendido, lì in fianchetto controllando tutta la diagonale, adesso non è così forte, non è così efficace, quindi bisogna liberare questa diagonale e pianificare la spinta in F5 aiuterà senz'altro nella mia strategia. Quindi F5 sarà una mossa che vedremo tra qualche istante. Il nero ha un pedone in più. Il nero ha un pedone in più, ma cosa molto importante, il nero è riuscito a neutralizzare l'attacco e la coordinazione dei pezzi bianchi contro l'arrocco. E questo è importante perché poi magari è ciò che fa la differenza tra una posizione vinta e una posizione da dover difendere. Ok, C3 per evitare il salto. E devo risolvere il problema di questo re. Comunque sia, per quanto sia tutto sotto controllo, non mi piace molto lì al centro della scacchiera. L'alfiere si sposta, idea nascondere il re lì verso l'angolo. Tanto qui le semplificazioni mi vanno bene, catturo. E questo alfiere da G7 potrebbe anche saltare in H6 per controllare, perché no? Mi sembra tutto abbastanza semplice adesso, se non fosse che ho poco tempo. Torre D8. Centralizzazione della torre, all'alfiere in C8 purtroppo per lui si è dato il ruolo di difensore. E vediamo un po' che succede qui, perché io cambio, lui mi prende l'alfiere.
Va bene, mi prenderà del fiere, pazienza, giocherò alfiere b7 e mi schiodo. Se mi prende di pedone, prima o poi arriva f5, f4, questi due pedoni lì uniti insieme daranno soddisfazione. Ok, così è andata la partita, cavallo salta in e7, questo alfiere andrà in b7 in fianchetto per contrastare l'intera diagonale. E qui, anche adesso, c'è una mossa difficile, o meglio, abbastanza forte per lui. Tanto cavallo f5 risolutiva. Alla prossima eliminiamo il pedone d6. Alla prossima eliminiamo il pedone d6. Lui vuole saltare qui. Ok, il tempo scorre. Penso che torre per comunque sia possibile. Ok, tanto eliminiamo un cavallo. Lui porterà l'altro. E torre per d6 dovrebbe essere possibile, perché poi alla fine, quando lui mi dà lo scacco, io sacrificavo la torre, avrei sacrificato la torre per poi dare la forchetta qui in fondo. Ok, la partita continua. Torre d7. Ok, alfiere 4. Quando andiamo mosse, ho bisogno di secondi sull'orologio, quindi ogni mossa che gioco da adesso in poi serve per guadagnare qualche secondo. Qui ho perso un pezzo. Appena mosso e mi sono accorto del pezzo in presa. E pazienza, tutto da rifare. Si attacca B2, dietro c'è questo alfiere, catturando qualche pedone. Il compenso si può creare. Per adesso, dal punto di vista matematico, meglio il bianco. Dal punto di vista pratico, qualche altra risorsa in gioco ci potrebbe essere. Guadagni un tempo, guadagni un altro tempo. Le torri in settima sono sempre molto forti, è una coordinazione da creare, quindi se riuscissi a mettere l'altra torre qui, comunque sia un po' di problemi lungo la diagonale, potrei cercare di crearli. Vediamo un po' se effettivamente è così. Non ho tempo, attacchiamo questa torre, diamo un po' di fastidio ai pezzi e alla coordinazione del mio avversario. Se cavallo F4, diamo la caccia al difensore. 14 secondi contro 1 minuto e 14, però per ogni mossa ci sono 3 secondi in più. Anche se questa frase detta adesso, chiaramente per chi ha osservato tutto il video ha visto che ho dimenticato un pezzo proprio per aver mosso velocemente. Ok, piani per il nero. La torre in settima senz'altro sarà un piano. Questa torre dovrà andare via. Mi aspetto torre e3. Raddoppio delle torri va fatto. Probabilmente uno scacco intermedio potrebbe essere una possibilità per lui. Se il cavallo si sposta, arriva l'inchiodatura. Ok, adesso ritorna tutto in discussione. Meglio il bianco. Scusate, meglio il nero, meglio io. E qui si guadagna cosa, perché io gioco questa e la prossima arriva F4, sfrutto l'inchiodatura e quindi la posizione, non ho recuperato la qualità, ma recupero semplicemente una torre. Ok, arriva l'abbandono, una partita interessante, la rivediamo rapidamente. Ok, tolgo l'albero dell'apertura, quindi dunque è stata una siciliana dove dicevo che questo alfiere in c4 spesso stona perché è in una posizione dove è facilmente attaccabile dai pedoni, con e6 d5 oppure con a6 per giocare b5. La partita è continuata, questo alfiere g5 per lui è notevole, è un'ottima mossa, forse avrei dovuto giocare h6 e in caso di cambio riprendere con l'altro cavallo, un po' per alleggerire la posizione e risolvere i problemi di inchiodature varie. La partita è continuata e a questo punto mi ritrovo con una posizione un po' brutta. Cavallo e5 era per risolvere la mancanza di spazio, il mio avversario si prepara a giocare f4, io devo cercare di reagire. La partita è continuata con h3, cavallo in c6 e adesso arriva la spinta del pedone f che a lui dà ragione, anche la valutazione del computer è una valutazione comprensibile, il bianco sta meglio, il bianco al piano. Il nero deve inventare qualcosa in difesa. Ok, F6, alfiere per F8, punto interrogativo. Già qui era abbastanza sicuro che la posizione fosse comoda per me. Dopo torno per F4, a mio avviso non corro alcun rischio perché
e ho il pedone in più, neutralizzato l'attacco, poi nel giro di qualche mossa potrebbe anche arrivare il cambio delle donne, così come in partita. Ok, avete visto una posizione, una partita interessante, quindi stile apertura del dragone, sfruttare l'alfiere in C4 è possibile, se ci riuscite otterrete sempre una posizione più comoda. Spero di avervi dato qualche spunto didattico e appuntamento al prossimo video.